Ma l'Italia dovrebbe fare esattamente il contrario di quello che ha fatto negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi ha più volte rallentato i processi decisionali a livello di Unione Europea per le varie gambe del cosiddetto Fit for 55, cioè il pacchetto di misure che dovrebbe consentire all'Unione Europea di ridurre del 55% le proprie emissioni al 2030, che fosse la decisione sui motori a combustione interna, che fosse la decisione sulla nuova direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, l'Italia si è distinta per essere tra i paesi sempre contrari a questo tipo di decisione. Sul piano più strettamente locale c'è sempre l'argomento dei sussidi diretti o indiretti a quelle che vengono chiamate le iniziative ambientalmente dannose, i sussidi ambientalmente dannosi che vanno ovviamente rapidamente portati a zero, e con quelle risorse si può pensare di invece contribuire ad investire invece per quello che sappiamo che dobbiamo fare, quindi l'efficienza energetica e le rinnovabili. In particolare nel settore dell'efficienza energetica ci sarebbe bisogno di un grandissimo piano casa. Per esempio, per tutto il settore dell'edilizia residenziale pubblica, quelle che una volta venivano chiamate le case popolari, per le scuole, ovviamente, che potrebbero essere anche portate ad esempio di edifici particolarmente virtuosi da cui copiare. Di tutto questo non c'è nessuna traccia, nessuna visione. Quello di cui si parla è appunto l'approccio a grandi opere, quando in realtà di tante, tante, tante piccole opere sensate avremo bisogno.